Dite addio ai capelli bianchi con questo semplice trucchetto. Ciao ragazze e ciao ragazzi, video super veloce ma utile. Oggi infatti vi svelerò il mio trucchetto fatto in casa per coprire velocemente i capelli bianchi in pochissimo tempo. Ma prima, se vi va, supportatemi con un bel pollice in su. Iscrivetevi al mio canale per non perdere i video futuri e per aggiornamenti quotidiani vi aspetto su Instagram, mi trovate come Elena T. I capelli bianchi, quale grande problema! Ecco, non è un problema per tutti perché tante donne riescono a ignorarli completamente e a creare dei look alternativi lasciando i capelli bianchi o grigi. Ma per chi come me, per ora, non so cosa farò nel futuro, ma per ora ama mantenere i capelli scuri, e il mio colore naturale, come vedete, è un castano scuro, trovare il rimedio veloce per coprire temporaneamente i capelli bianchi è la chiave. Infatti, se dovessi star dietro ai miei capelli che ricrescono continuamente, dovrei fare la tinta tutte le settimane o ogni 10 giorni. Invece, facendo così, riesco un po' a tamponare e la tinta la faccio ogni 3 settimane. Fatemi sapere ogni quanto fate la tinta, sono curiosa di scoprire nuove informazioni circa questo tema, quindi da voi imparo sempre moltissimo. Ma torniamo a noi. Sul mercato avrete visto che da qualche tempo, circa un paio d'anni o forse di più, sono usciti dei prodotti spray per coprire i capelli bianchi. A primo impatto, quando li ho visti, i miei occhi si sono illuminati. Ebbene sì, è un'idea geniale. Sono prodotti di questo tipo, ora io non vi dico la marca, ma quasi tutte le case che fanno prodotti per capelli hanno questo spray colorato in base alla vostra colorazione naturale di capelli. Hanno un piccolo beccuccio e ho visto che nell'ultimo periodo è uscita anche una bacchetta per fare la parte laterale dei capelli bianchi. Qual è il problema di questi prodotti spray? Che quando voi andate a spruzzare vi macchiate completamente. Dovete shakerare bene, però nonostante ciò rischiate di macchiarvi le mani e soprattutto la fronte. Si vede ovviamente di più se avete i capelli scuri e questo è un mio problema, e quindi tadan! Ecco cosa ho pensato di fare. Da una scatola di cartone o un qualsiasi pezzo di cartone ho ritagliato la forma della mia fronte e con questo piccolo trucchetto io evito anche che il prodotto mi vada negli occhi. Li ho appena coperti, ragazze, molto velocemente ho spruzzato, io spruzzo a distanza 20 centimetri, così non mi sporcherò la fronte, poi le mani le lavo comunque. Potete usare anche queste parti più dritte per fare, che ne so, i lati, insomma, in base a quella che è la forma della vostra attaccatura. Spesso quando vado dal parrucchiere per fare la piega si vede qualche capello bianco, il parrucchiere mi dice: ma ti metto un po' di spray? No, perché non mi piace l'idea, prima di tutto, di inalarlo, perché ne spruzzano tanto e inevitabilmente mi va negli occhi e lo inalo. Quindi io lo faccio sempre da casa perché io spruzzo. Nel momento in cui spruzzo, ragazze, io non respiro perché sono tipo ossessionata da cose chimiche che mi vadano nei polmoni. Fatemi sapere se anche voi avete queste piccole paturnie, queste paure. Quindi nel momento in cui spruzzo poi mi sposto subito per respirare dell'ossigeno pulito, ragazze, non prendetemi in giro, però faccio così perché non mi va che quel prodotto mi vada nel naso, perché siccome è una cosa che si spruzza, ho quest'idea che io lo possa inalare. Quindi faccio così e mi trovo benissimo, riesco a coprire facilmente tutto, poi non devo star lì a ripulirmi la fronte, perché magari prima mi sono truccata, poi faccio l'acconciatura. Ecco, questo è un altro step importante. Mi trucco, faccio l'acconciatura e in base a dove vedo i capelli bianchi spruzzo. Non è che mi faccio tutta la testa, anche perché questi prodotti, se voi passate la mano sopra, sporcano, vi rimane la mano sporca. È come se vi tingeste i capelli con le tempere o comunque mettendo anche l'ombretto, no? Quello è un altro trucco, di mettere l'ombretto anche sulla cute e sullo stesso capello bianco. Quindi se voi vi toccate la testa vi sporcate. Quindi meno ne metto e più sono contenta, vi dico la verità. Quindi in questo modo, con questa protezione, io riesco ad avere un risultato ottimale e più veloce. Ragazze, questo era un trucchetto velocissimo, un piccolo tip. Spero di esservi stata utile, magari vi ho anche fatto un po' sorridere. Fatemi sapere quali sono le vostre impressioni qua sotto nella sezione commenti e soprattutto vi voglio chiedere idee video. Avete delle richieste per dei video? Mi raccomando, scrivetemi tutto qua sotto e io
farò i video che voi mi richiedete. Spolliciate al commento che vi interessa di più, così darò un occhio un po' a quelle che sono le vostre preferenze. Io vi ringrazio per la visione del video e vi rimando al prossimo. Ciao!